Se da una parte gioiamo, dall'altra ovviamente ci deve essere qualcosa che bilancia in negativo in questo caso. E quindi siamo sconfortati. Gioia perché? Per Lucia Bronzetti, che vince la sua seconda partita in un 1000 e va ai sedicesimi di finale del WTA di Miami. E lo fa battendo però non Camila Giorgi, che si è ritirata per un problema al polso. Non so cosa abbia fatto sinceramente, ma tanti ritiri, sia tra le donne, poi purtroppo anche fra gli uomini, come vedremo fra poco, insomma. Nel tabellone femminile si è ritirata Muguruza, si è ritirata Simona Halep, si è ritirata Camila Giorgi, e se non erro anche qualcun'altra, potrei sbagliarmi però, insomma. Ritiro per Camila Giorgi e Lucia Bronzetti che gioca contro la Lucky Loser svizzera Vogel, numero 140 al mondo. Partita netta a favore di Lucia Bronzetti. Solo l'inizio del primo parziale è stato comunque un po' più combattuto con la Svizzera che annulla delle palle break, e poi però a metà set capitola, ecco, si fa subisce insomma il break e Bronzetti prende il largo e quindi chiuderà il match molto agevolmente. Bravissima Lucia Bronzetti. Dall'altro però, dall'altro lato, la sconfitta di Musetti e il ritiro di Matteo Berrettini. Quindi che dire? Ben ritrovati a tutti in questo nuovo video. Iscrivetevi, campanella, mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Partiamo da Lucia Bronzetti contro la svizzera Vogele. Non è che abbia molto da dire, anche perché non ho visto la partita. O meglio, ne ho visto solamente un tratto del secondo set in cui veramente aveva il gioco in mano Lucia Bronzetti e non ha lasciato scampo alla Svizzera. Quale poteva essere la difficoltà per Lucia? Il fatto di dover affrontare una nuova avversaria e sapere questa cosa però poco prima del match, perché il ritiro della Giorgi non è arrivato tanto prima rispetto alla partita che si sarebbe dovuto giocare, ripeto. Derby italiano sarebbe stato e una delle due sarebbe andata sicuramente ai sedicesimi di finale. Anche per questo motivo qualcuno in qualche commento sui social ha detto: ma Camila, potevi entrare in campo così ti ritiravi dopo due o tre game e lasciavi spazio a Lucia Bronzetti, che quindi sarebbe stata sicuramente poi ai sedicesimi. Io dico di no, è stato meglio così, meglio giocare per Lucia Bronzetti, certo, col senno di poi, ovviamente, vincere, prendere, acquisire ancor di più una certa fiducia e poi proiettarsi ai sedicesimi di finale che la vedranno impegnata contro la russa Kalinskaya, che ha iniziato molto bene. Quindi io direi un po' più favorita la tennista russa, anche per l'esperienza che ha. A certi livelli che è un po' maggiore, non troppo, ma comunque maggiore rispetto alla Bronzetti, però può benissimo vincerla Lucia. E Kalinskaya, che ha battuto tra l'altro con un doppio 6-3 Carolina Pliskova, quindi avremmo potuto vedere un Bronzetti Pliskova, ma Pliskova probabilmente starà ancora festeggiando il proprio compleanno, non lo so, che è stato qualche giorno fa, vabbè, a parte gli scherzi, perde con un doppio 6-3 la ceca e quindi lascia spazio alla tennista russa, e quindi speriamo di vedere un qualcosa di bello da parte di Lucia. Già quello che ha fatto fino ad ora, e partiamo da questa premessa, è tanto. Comunque, prima partita vinta ieri a livello WTA 1000, oggi ha vinto la seconda, è ai sedicesimi di finale, è entrata in top 100, quindi obiettivo raggiunto, come ho scritto ieri, come ho detto ieri, obiettivo raggiunto sotto questo punto di vista. Però mai accontentarsi anche dall'altro lato. Quindi vediamo cosa accadrà. Per quanto riguarda gli altri match, insomma, o meglio, per quanto riguarda il tabellone femminile in generale, è stata definita fino ad ora la parte alta dei sedicesimi di finale. Nella giornata di oggi ci saranno i 32esimi della parte bassa e quindi poi verranno definiti i rispettivi sedicesimi. Giocherà su tutte Iga Swiatek, che soprattutto dopo il ritiro di Ashleigh Barty è l'attenzionata numero uno a prendere il suo posto come numero uno al mondo, ma sappiamo anche che il tennis femminile è molto altalenante, quindi potremmo, però io non credo sia quel tipo Swiatek, cioè
Una volta inquadrata, secondo me, Swiatek è veramente forte, poi vedremo cosa accadrà, insomma. E qui scorrendo vedo, continuo a vedere lucky loser, eccetera, eccetera. Come ho detto prima, un bel po' di ritiri e un bel po' di problemi. Per quanto riguarda gli uomini, invece, e ecco che arriviamo alle brutte notizie, c'è stata la sconfitta di Musetti, che perde 7-5-7-6 contro Popirin. Popirin, che era stato battuto dal tennista Carrarino la settimana scorsa a Phoenix, al Challenger, e anche abbastanza agevolmente. Però, come ho detto nel video, se non sbaglio quello di ieri, cioè, non è che perché lo ha battuto una settimana fa, allora è automatico che riaccada la stessa cosa. Perché? Perché magari l'avversario potrebbe spaventarsi, tu sei carico, lo hai già battuto pochi giorni fa, eccetera, eccetera. No, perché è un torneo di tutt'altro calibro, cambia la superficie anche, non a livello di cemento, terra, cioè, siamo sempre sul cemento, però comunque cambia la superficie, cambia l'ambiente in generale, sei in un Master 1000, una maggior pressione, eccetera, eccetera. E puntualmente è arrivata la sconfitta di Musetti, non una sconfitta netta, perché comunque 7-5-7-6, però pur sempre una sconfitta per 2-7-0, e quindi Musetti subito si ferma al primo turno. Poi però, arriva il ritiro. E stamattina l'ho saputo mentre ero in università e lì veramente mi stava per scappare qualche parolaccia ad alta voce. Per fortuna che non è successo, però io credevo fossero un'altra volta gli addominali. Invece questa volta un infortunio, credo, alla mano. Non ho nemmeno approfondito, anche perché già sono saturo dopo quello che ho visto ieri sera in Italia-Macedonia. Quindi aggiungere brutte notizie alle già brutte notizie non fa mai bene, e quindi non ho nemmeno voluto approfondire. Ho letto la notizia lì per lì, ho fatto così, però ho detto vabbè, passiamo oltre. E comunque cominciamo ad arrivare a certe conclusioni, secondo me, nel senso che l'avversario più ostico per Berrettini potrebbe essere proprio Berrettini stesso, il suo fisico, perché se comincia ad avere questi problemi, e una volta là, una volta qua, fino ad ora sempre gli addominali, ora la mano, non so cosa abbia fatto, ma magari una botta, una semplice storta, può essere tutto, però già considerando solamente l'infortunio agli addominali, che già lo ha fermato comunque 3-4 volte, speriamo bene, cioè posso dire solo questo, speriamo bene. Berrettini, che avrebbe dovuto giocare contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, che aveva battuto al primo turno molto facilmente, Dusan Lajovic, Cerundolo quindi affronterà adesso un lucky loser. Credo ancora non si sappia chi affronterà, però comunque dovrà affrontare. No, infatti ancora non si sa, però comunque dovrà affrontare un lucky loser. Comunque non finisce qui per quanto riguarda gli italiani, perché sì, si ritira Berrettini, è uscito Musetti, però al secondo turno abbiamo le altre tre teste di serie. Fabio Fognini, che giocherà fra poco, o magari chi sta guardando il video in questo momento se la starà vedendo proprio la partita di Fognini contro Taro Daniel. Attenzione, perché i primi match sono sempre i più difficili di un torneo, o almeno tra i più difficili, quindi vediamo cosa riuscirà a fare Fabio. Poi ci sarà Sinner contro Rusuori. Sinner, ricordo, deve difendere tantissimi punti perché l'anno scorso ha raggiunto la finale nel 1000 di Miami, purtroppo poi persa contro Hurkacz, e quindi deve difendere un sacco di punti, e comincerà contro Rusuori, che aveva affrontato già nel torneo dell'anno scorso, quindi che sia di buon auspicio magari. E poi abbiamo Sonego contro Kudla, e sono curioso sotto un certo punto di vista di vedere Sonego, perché in questo periodo male, 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 e vediamo se riuscirà a reagire. Kudla sembra in un momento anche abbastanza, diciamo così, buono. Ha vinto il Challenger di Phoenix, credo sia stato vinto proprio da lui, e quindi vediamo cosa accadrà. Certo, qualora perdesse Sonego, non mi stupirei, perché il momento è quello che è. Speriamo si stia riprendendo in vista anche della stagione su terra. Quindi, questo è, ragazzi. Per quanto riguarda gli altri match degli uomini, c'è il rientro, o meglio, era già rientrato ad Indian Wells Borna Cioric, e aveva perso però contro Davidovich Fokina. Ora
rivince il suo primo match a livello ATP dopo un anno, perché a marzo dell'anno scorso gli ultimi match erano stati registrati. Ora vince contro Fernando Verdasco 2-7-0 e se la vedrà contro Sasha Zverev. Attenzione perché, ok, vincerà Zverev, però Zverev non è che sia tanto 100 in alcune situazioni, quindi vediamo cosa accadrà. Credo che vincerà Zverev, però. E poi ai 32esimi vedremo anche, tra gli altri, un Medvedev Murray, quindi non male, non male devo dire. Poi abbiamo, vabbè, Tsitsipas contro Wolf, attenzione a questo americano che sta emergendo, Alcaraz se la vedrà contro Fuchsowicz, ricordo che non c'è Nadal per tutti i problemi che ha avuto, dovrà star fuori 4-6 settimane e via via tutti gli altri, insomma poi con l'andare avanti del torneo vedremo anche se accadrà qualcosa di più interessante in questi match. Quindi questo è ragazzi, iscrivetevi, campanella. Mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Forza azzurri sempre e comunque al prossimo video.